Una Juve Stabia brutta ed incapace nel costruire il gioco esce sconfitta meritatamente dall'Arturo Valerio di Melfi nella gara dei soldi in campionato. Gli uomini di Mister Ciullo, dopo un ottimo pre-campionato e la vittoria in Coppa Italia contro il più quotato Lanciano, non riescono a ripetersi nella gara con il Melfi. Il modulo scelto da Mister Ciullo è il 4-4-2. Russo in porta, Cancellotti, Polak, Migliorini e Contessi in difesa, centrocampo con Nicastro ed Arcidiacono sulle fasce e al centro la coppia Obodo Carrotta. Attacco formato dal duo Ripagatto. Prima della gara ho osservato minuti di silenzio in memoria del bambino siriano deceduto mentre cercava di arrivare in Europa con uno dei tanti barconi che partono dai paesi arabi. Ma veniamo all'azione di gioco. Parte subito forte il Melfi che mette in chiaro che la partita non sarà facile. Al 13° Herrera si incura in area ma Russo sceglie bene il tempo dell'uscita a terra e blocca la sfera. Al 15° risposta degli Estabio con Arcidiacono che ruba un pallone al difensore del Melfi che devono ricorrere al fallo per bloccare le magie dell'esterno gialloblu. Sugli sviluppi del calcio di punizione affidato a Contessa, Riva da ottima posizione calcia centrale e debole, facilitando il compito di Santurro. Al 20° risponde il Melfi con un calcio di punizione di Herrera che deviato dalla barriera finisce di poco al lato della porta difesa da Russo. Al 27° cross l'assist di Contessa per Nicastro che di testa colpisce debolmente la palla che arriva docile nelle mani di Santurro. Al 33° errore di Prezioso a centrocampo, la palla arriva a Ripa che serve nel corridoio Arcidiacono, il quale trova un miracoloso Santurro che neutralizza la conclusione a rete. Finisce il primo tempo con il risultato fermo sullo 0-0. Al 52° erroraccio di Obodo a centrocampo, il pallone arriva a Longo che crossa per Herrera, ma la conclusione si spegne sul fondo. Al 58° cross di Cancellotti per Ripa che perde l'attimo per battere a rete. Con la giocata le sue riesce a recuperare la posizione ideale per calciare in porto, ma Santurro gli nega la gioia della rete. Al 54° cross di Carotto deviato in angolo da Migliorini. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Contessa perde la marcatura su Cason che di testa manda la palla alle spalle di un colpevole Russo. La Juve Stabia abbozza una timida reazione. Al 61° traversone di Cancellotti, colpo di testa di Ripa che viene deviato in angolo dalla difesa lucana. Al 65° la Juve Stabia spinge alla ricerca del pari, cross dalla tre quarti sul quale Migliorini non riesce ad intervenire. Una carambola permette a Nicastro di battere a rete trovando sul tiro centrale un attento Santurro che dice no. Al 70° l'ex Agropoli Canotto se ne va sulla fascia destra e cross da soterra per Lescano. Russo blocca in due tempi la conclusione della punta lucana. All'80° Melfi vicino al raddoppio, la difesa della Juve Stabia si fa infilare da una triangolazione lenta e prevedibile tra Annoni e Canotto. Cross la sotella di quest'ultimo, leggermente deviata da Migliorini, ma gli attaccati del Melfi non arrivano all'appuntamento con il gol. È il preludio al raddoppio del Melfi. All'82° raddoppio che arriva sui sviluppi del calcio d'angolo con Cason, che ancora di testa, non contrastato a dovere ancora una volta da Contessa, batte l'incolpevole Russo. Il pieno recupero al 93° e a tempo ormai scaduto Santurro salva la sua porta dalla conclusione di Gomez, che devia di testa la punizione calciata dal neontrato Palma. Finisce la gara con la contestazione dei tifosi ospiti. Domenica la Juve Stabia ospiterà tra le mura amiche la corazzata Lecce degli ex Benassi, Liviero, Suciu, Carrozza e Diop.